12 fantasie per flauto solo di Georg Philipp Telemann furono pubblicate ad Amburgo nel 1732-33. Rappresentano una delle composizioni per strumento solo, appunto, del Magdeburghese, insieme alle 36 fantasie per clavicembalo pubblicate nello stesso anno e alle 12 per violino pubblicate nel 1735. C'è poi una raccolta di 12 fantasie per viola da gamba che si pensava fosse stata perduta, ma un esemplare completo della stampa è stato ritrovato nel 2015 in una biblioteca privata. Ed è nell'agosto del 1735 che Telemann annuncia la pubblicazione di 12 fantasie per la viola da gamba nella sua casa editrice, perché, come sappiamo, Telemann aveva dei torchi che appunto usava per stampare la musica da sé, e fino a qualche tempo fa sembrava che queste 12 fantasie, come dicevo prima, non fossero state preservate. Dopo 280 anni invece ecco l'annuncio di Thomas Frisch, seguendo il consiglio di un collega francese, ha trovato in un archivio privato una copia stampata completa con le 12 composizioni, e in questo compendio di musica così bella, così fantastica, pubblicare musica per viola da gamba senza il basso nel 1735 fu un atto senza precedenti, e Telemann riversa una, si può dire, una cornucopia di idee musicali affascinanti, con sorprendenti conoscenze di possibilità per suonare questo strumento che è la viola da gamba, e dimostra di essere un maestro nella forma della musica da camera italiana. In ogni caso, tutte le raccolte, quelle per clavicembalo, per viola da gamba, ora che abbiamo ritrovato per flauto e per violino, sono ordinate per tonalità, con progressioni più o meno continue dalla maggiore a sol minore, e Telemann evitò appositamente, come tutti i compositori dell'epoca, le tonalità più ostiche, in questo caso sul flauto una chiave, cioè si maggiore, do minore, fa minore, fa diesis maggiore. E questo aiuta abbastanza un oboista che intende affrontare alcune di queste fantasie, come nel mio caso, che ho eseguito finora la prima, la quarta, la quinta ed ora appunto la terza. E riscontrando ciò nonostante non poche difficoltà, perché le fantasie del repertorio barocco includono tipologie di pezzi considerati impossibili sul flauto una chiave, e ancora di più ovviamente su un oboe barocco a due chiavi, cioè uno strumento monofonico. Gli espedienti utilizzati da Telemann per dare l'illusione della polifonia con una sola voce non erano una novità, dal momento che erano utilizzati anche da molti altri autori. Questi espedienti possono essere l'accostamento delle frasi, spesso con cambi di ottava, generando effetti di domanda e risposta fra voci diverse. E la condotta di due linee melodiche simultanee, riservando le note in battere per una voce e quelle in levare per un'altra.